Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Pronto Salute, la rubrica dedicata alla salute e al benessere dei nostri amici a quattro zampe. È estate, è tempo di mare, molti di voi stanno al mare, stanno in spiaggia. Beh, e in questo momento qualcuno ci ha chiesto che cosa succede se porto con me il mio cane e questo mangia la sabbia oppure ancora beve acqua di mare. Beh, ne parliamo con Stefano Argiolas, medico veterinario, esperto in primo soccorso. Ciao Stefano, buongiorno e benvenuto. Grazie Marzia, ciao a te. Allora, possiamo stare tranquilli se i nostri cani sono in spiaggia e magari mangiano la sabbia? Sì, nel senso che difficilmente la mangeranno. In realtà queste fanno parte di quelle paure che noi abbiamo, cioè abbiamo paura, cominciamo ad avere paura un po' di tutto, compreso anche paure, diciamo, non necessarie. Godiamoci il mare. La sabbia, diciamo, immaginiamo che il cane abbia mangiato la sabbia, partiamo da questo presupposto. Cosa succede? Beh, succede che è un corpo estraneo. Un corpo estraneo, diciamo, non solido come potrebbe essere un osso, una pietra. La sabbia ha una sua azione abrasiva, pensiamo al ferro che si sabbia per togliere la ruggine, quindi la sabbia viene espulsa a pressione e quindi graffia il ferro fino a che si toglie la ruggine, si toglie la vernice. La stessa azione, molto meno potente, ce l'ha sull'esofago, quindi sul primo tratto del digerente, subito dopo la bocca, e quindi la risposta naturale dell'organismo, di qualunque organismo a fronte di un materiale riconosciuto come non utile, è vomitare. E quindi la reazione naturale che ha l'animale è quella di vomitare. Senti, invece un problema eccessivo magari potrebbe esserci se il cane ne mangia una quantità eccessiva, però questo presuppone un comportamento compulsivo da parte del cane. Sì, l'hai detto benissimo, è un comportamento compulsivo che probabilmente non si è manifestato in quell'occasione, ma già precedentemente, quindi il proprietario già è consapevole di questa cosa. Tieni presente, te lo dico così come nota di colore, che ci sono degli animali, gli uccelli in particolare, i colombi, i granivori, che tendono a mangiare piccoli pezzettini di intonaco, piccole pietruzze microscopiche, che servono, che loro utilizzano come mola, una vera e propria mola per schiacciare i semi, ma questo è specifico per questo tipo di animali, segno comunque che una quantità moderata, ma insomma, perché se ne trovano anche certe quantità negli animali, negli uccelli, non dà particolari conseguenze se non di ostruzione, ma attenzione, non è un'ostruzione intestinale, si riduce il volume disponibile per il cibo, ma in misura infinitesimale. E poi abbiamo sempre l'altro estremo, che è la diarrea. Se il transito intestinale, se la sabbia, diciamo, prosegue nel pacchetto intestinale, poi viene espulsa comunque, come qualunque altra cosa, con le feci. Senti Stefano, però nella sabbia molto spesso, a causa magari un po' della maleducazione di alcuni, non c'è solo la sabbia, perché magari si trovano residui di rifiuti umani che sono un po' pericolosi, magari questi sì, per il cane. Guarda, il punto è esattamente questo. Io abito a Roma vicino al Bambin Gesù e quindi mi sono andato un attimo a documentare cosa ci dicono i medici d'urgenza del Bambin Gesù, che sono certamente molto più preparati di me. E anche qui ci sono le mamme hanno queste paure, perché la stessa domanda che a noi fanno sui cani viene fatta con maggior paura sugli animali, e i medici ci dicono che loro non hanno anche loro una casistica particolare per la sabbia in quanto tale. Diverso il discorso, che è quello che fai tu, cosa c'è nella sabbia? E il punto è proprio questo. Nella sabbia noi possiamo trovare qualunque cosa. Pensa alle cicche di sigarette, forse adesso ce ne sono un po' meno di prima, ma insomma la maleducazione impazza ancora. Non c'è questa abitudine di non fumare, ma laddove proprio non ne puoi fare a meno, almeno la cicca mettila in un piccolo contenitore che poi ti porti a casa. Quindi vengono buttate le cicche, che si degradano in tempi lunghissimi, ecco lì che il cane potrebbe mangiare la cicca. Però occhio, perché non è una intossicazione da tabacco, che è pericolosa, ma con dosi di foglie di tabacco, di triturato di tabacco importanti. Anche qui è un corpo estraneo. Oltre alla cicca cosa possiamo trovare? Beh, siamo al mare, c'è un pescatore, ha dimenticato un amo, barra aghi. E lì il discorso è diverso, perché lì è una lesione, c'è una soluzione di continuo cutanea e quindi una vera e propria ferita. Ecco, sugli ami Se mi permetti, c'è da dire una cosa questo volevo. importante.
Ok. Volevo, mi veniva in mente, cioè, venuto in mente a tutti e due contemporaneamente. Facciamo una parentesi sui rettili marini e tartarughe marine. Si stanno in questi giorni schiudendo parecchie uova anche di nidi non mappati, quindi con grande sorpresa, meno male per le tartarughe, naturalmente. E c'è un bellissimo, una bellissima rete ormai collaudata, gestita dalla Guardia Costiera, 1530, che permette di prestare il soccorso alle tartarughe, proprio una rete, voi chiamate 1530 se vi accorgete, siete in gommone o sulla spiaggia, tartarughe in difficoltà, sanno loro cosa fare, arrivano, soccorrono, portano al centro recupero. Uno dei problemi delle tartarughe sono proprio gli ami non vanno mai toccati sulla tartaruga, speriamo di non trovarla, ma l'emozione deve essere grande se la dovesse trovasse, ma sul nostro cane non togliamo mai gli ami, non ci mettiamo a fare il piccolo chirurgo, perché l'amo va tolto dal senso opposto che ci immaginiamo, perché è fatto, bisogna farlo scorrere, non tirarlo indietro, perché non uscirà e lacera i tessuti. Quindi stabilizziamo il cane, cioè facciamo in maniera che l'amo non cammini e lo portiamo dal medico veterinario che saprà provvedere. Le creme solari sono un'altra cosa molto più frequente, anche perché i cani notoriamente non sono diffidenti come i gatti. Il cane entusiasta ne combina una più di Bertoldo e fa di tutto, quindi occhio alle creme solari, perché oltre ad avere un odore che può essere piacevole per alcuni cani, magari anche il sapore non è niente male. E quindi cerchiamo di non fare ingerire la crema solare al nostro cane, che comunque tendenzialmente come prima reazione la vomita. Quindi da quello che capisco i sintomi a cui dobbiamo stare attenti in ogni caso se il nostro cane sta giocando con la sabbia sono vomito e successivamente anche eventualmente la diarrea. Discorso diverso invece per esempio per l'acqua? Beh, l'acqua dolce o l'acqua di mare? L'acqua di mare. Parliamo sempre di acqua certo. di mare, ovviamente no, siamo al mare. Giocavo un po' su questa cosa, perché l'acqua dolce la beviamo. Se io veterinario, medico veterinario, voglio far vomitare un cane, gli do l'acqua ossigenata o l'acqua salata, con un'elevata concentrazione di sale. Quindi tendenzialmente se il cane ingerisce un po' di acqua marina, non vi preoccupate, potrebbe avere qualche piccolo problema intestinale. Non ci sono particolari problemi di sovraccarichi di sodi, di cloruri, no, sereni. Almeno, ripeto, non c'è una casistica. E mentre anche qui cosa c'è in quest'acqua? È sempre il solito discorso, sabbia cosa c'è nella sabbia, acqua cosa c'è nell'acqua. Una nota, le spiagge per i cani, i Bow Beach, non sono normalmente a Portofino o nella spiaggia più bella della Maddalena, sono spiagge marginali. Controlliamo che non siano vicino a dei canali di scolo agricoli, perché in quei canali di scolo lì le concentrazioni di ammoniacali o di azoti potrebbero essere elevate. Se poi avesse piovuto, attenzione, perché è inevitabile che la pioggia che viene dall'entroterra scioglie i sali che sono depositati nel terreno, e quindi questi canali hanno delle concentrazioni particolarmente elevate, tanto che danno moria di pesci, e di pesci d'acqua dolce che sono nel canale, proprio per queste concentrazioni di prodotti chimici. Quindi non è carino che il cane faccia il bagno in una spiaggia marginale se c'è un fosso dopo che ha piovuto. Ma facciamo attenzione, perché lì il problema è quello per quanto riguarda l'acqua in quanto tale. Senti Stefano, mi viene in mente che è una cosa che possono trovare sia in acqua che fuori, due problemi particolari che possono essere le tracine, che sono un problema anche per noi, che sono quei pesci che hanno la... lago che punge, che è urticante sulla schiena, e l'altra cosa che mi viene in mente sono le meduse, che loro possono trovare anche lì, perché delle volte il mare le spinge fuori, no? E quindi sono pericolose per loro queste due cose? Assolutamente sì, in questo caso sì, diciamo siamo, per me pericoloso significa tutto quello che poi io proprietario non riesco a gestire, e quindi devo portarlo dal veterinario, quindi portarlo dal veterinario, lì entriamo nell'arco, nel settore pericolo. Allora, la tracina ha sulla pinna dorsale una spina, un pungiglione, e quindi c'è del veleno, e quindi colpisce noi, ma può colpire il cuscinetto plantare del cane che gioca sulla spiaggia dove c'è, diciamo, dove riesce a toccare. Lì, analogamente al discorso delle meduse, non facciamo quello che ci dicevano da piccoli a noi, sciacquate con l'acqua dolce, no, si sciacqua con l'acqua di mare, non andiamo a fare
Una volta non usiamo... si diceva ammoniaca, che però veniva prodotta in maniera, diciamo così, cercavo una forma che non mi veniva per dirti la dell'ammoniaca, mi sono infilato in un vicolo cieco, mi stavo infilando. Da dove la troviamo questa ammonia? Dove la troviamo l'ammoniaca stando sulla spiaggia? È inevitabile, da qualche parte c'è. Noi maschietti più facilmente possiamo utilizzare l'ammoniaca. No, non si fa, perché anche quella è una cosa che non è l'esatto contrario di quello che deve essere fatto. Deve essere sciacquata semplicemente con acqua di mare, con acqua salata. Il cane, la tracina, poverino, lui non ci può fare nulla perché neanche sa che sta lì sotto. Mentre per quanto concerne la medusa, tendenzialmente i cani sono degli allegroni, dei goliardi, giocano con la qualunque, come si suol dire. Se la medusa viene scambiata come sacchetto di plastica, è presumibile che non ci faccia nulla, a meno che non lo vuole prendere per giocarci, ma in ogni caso è lì e poi sono dolori, perché diciamo, cos'è che si irrita? Si irrita il tartufo, si irrita la mucosa orale, e lì veramente anche lì quello è dolore puro, come nella tracina sicuramente. Quindi facciamo attenzione a queste cose, cioè il senso è: andiamo al mare, come controlliamo il nostro cane al parco, controlliamolo anche al mare, non è che ci mettiamo sulla brandina e il cane va a brado, assolutamente no. Quindi un po' di attenzione, abbiamo anche le vespe, perché in aria girano anche le vespe, abbiamo sabbia, abbiamo acqua, ma anche l'aria potrebbe avere qualche pericolo. Beh, poi magari cogliamo l'occasione per ricordare che sempre che c'è sempre in agguato, soprattutto quando si sta al mare o in posti dove c'è il sole che picchia, il colpo di calore, perché comunque è anche questa uno spauracchio a cui dobbiamo fare attenzione. Per il resto, credo, da quello che ci dici, che ci possiamo godere tranquillamente le nostre vacanze al mare con un po' di attenzione, magari, ma con serenità. Altra cosa che magari sarebbe importante è che una volta tornati a casa, così come viene per noi, vengano sciacquati, no? Magari con un po' d'acqua dolce, che toglie i residui, magari assolutamente anche di... sì, togliamo i residui, come facciamo noi, che ci facciamo una bella doccia per toglierci il sale di dosso. Loro questo problema non ce l'hanno, insomma, non hanno questo fastidio che abbiamo noi, che il sale che ci dà fastidio. Però no, è bene sciacquarlo proprio per togliere questi residui che sono poggiati sul mantello, che poi loro ci lasciano dentro casa. Beh, Stefano, insomma, una cosa importante è quella che magari è anche banale, ma sciacquare i cani con l'acqua dolce a fine giornata ci aiuta anche magari a superare il problema di residui della sabbia, ma anche magari di qualche dermatite. Cosa dici? Dico che è assolutamente corretto quello che dici, cioè noi ci togliamo la sabbia perché abbiamo questo fastidio, la pelle un po' che ci tira. Ma in realtà, per una questione puramente di comodità, noi eliminiamo residui se l'acqua non fosse pulita, totalmente pulita. Nell'animale questo ha maggior ragione, perché il pelo ritiene maggiori quantità di materiali. E poi, come dici super giustamente te, soggetti che possono essere soggetti a dermatiti, in questa maniera sciacquiamo, cioè togliamo i residui all'ennesima potenza. E quindi preserviamo un po' il nostro animale. Già che ci siamo, perché siamo tornati dal mare, diciamocela tutta, cerchiamo anche di ridurre l'apporto calorico nell'alimentazione. Non serve che noi imbottiamo questi animali di cibo, di cibo, di cibo. Anche loro d'estate mangiano meno. Una delle preoccupazioni dei proprietari, telefonate che arrivano, è che ma il cane mangia meno, il gatto mangia meno. E certo che mangia meno, molto caldo non serve, sta tutto il giorno da una parte a cercare di raffreddarsi. E quindi è giusto che mangi meno, da cui quello che dicevi tu prima, occhio al colpo di calore, perché è proprio lo spauracchio, come hai detto te, dei medici veterinari, molto meno per il gatto, molto di più per il cane. Ecco, se una cosa che non abbiamo detto è che magari quando portate con voi il cane in spiaggia, non dimenticate di portargli anche l'acqua anche per loro, perché è importante, magari invece dargli acqua potabile da bere, dolce e magari anche un pochino fresca. Mi sembra che abbiamo affrontato tutte le tematiche relative a questo argomento, non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di vacanze, di godervi la spiaggia e il mare in compagnia del vostro amico a quattro zampe, magari facendo anche qualche bella nuotata insieme. Godetevela e ricordatevi di sciacquarvi dopo. Buona visione e buon proseguimento. Noi ci vediamo per la prossima puntata di Pronto Salute. Ciao!
Ciao a tutti, buon bacio.